Sono troppo felice, ho aspettato questo momento 2 mesi fa che è arrivato, ma ora continuiamo così, dobbiamo ancora vincere 2 partite per continuare con il nostro sogno che è troppo importante. La settimana fa il mister ha provato una squadra, mi ha buttato dentro, ma non lo sapeva. 5 minuti prima della partita mi ha detto che giocava e io ero pronto. Bueno, l'ho fatto penso che bene, ma tutta la squadra ha fatto una partita eccezionale e sono troppo felice per tutti. Non lo so, ho fatto la giocata a destra, l'ha giocato con Floro e Floro me l'ha lasciato bellissima e bueno, doveva tirare in porta. Ho fatto un gol bello, ma ha servito per vincere la partita. A miei genitori che sono in tribuna, e hanno arrivato 3 giorni fa e è per loro. Il primo tempo ho giocato di mezza punta, l'ho fatto normale, quello che il mister mi ha detto, ma dopo il secondo tempo, 10 minuti, mi ha detto che gioco esterno destro, 5 minuti dopo ho fatto il gol, ma lo posso fare delle 2 posizioni, posso giocare di mezza punta o esterno. No, ma io ho tanti amici nella squadra, siamo tutti uniti sempre, è una squadra bellissima, dove c'è tanti grandi calciatori e il nostro sogno di andare a Serie A è intatto, dobbiamo continuare così. Matematicamente ancora è possibile, ma mancano 2 partite, dobbiamo vincere le 2 per forza e dopo vediamo. No, lo più importante è continuare così, con questa serenità quando giochiamo, stati uniti e continuare così. Tranquillo, continuare allenandomi forte, aspettando che mi parli il mister, che bisogna di me. Io sono tranquillo, ma io devo continuare così, allenandomi forte e dando tutti per la squadra. Ma io sempre sono tranquillo. Tanti calciatori che hanno parlato con me, anche il mister, mi ha detto che io sono un bravo calciatore, che devo aspettare il mio momento, l'ho aspettato. Mi ha buttato dentro contro Palermo, ho fatto il mio esordio e ora ho fatto la prima partita titolare. Credo che l'abbiamo fatto bene tutti e devo continuare così. Ora questo è il mio momento e devo fare tutto per la squadra. Qua in Italia è più tattico, in Argentina è più tecnico, si gioca più con la palla, qua è più tattico. Anche io sono italiano, per mia nonna che è Salerno. Scusa per il mio italiano che è arrivato 2 mesi fa, ma non parlava niente, ora parlo un po'.